Amiche e amici di Verde Nord-Est, eccoci assieme. Ci troviamo a Castelfranco Veneto, esattamente da Barbesin. Avete già visto le immagini di questo di questo terzo appuntamento, di questa 30ª edizione di Cocoradicchio. Si parla di nuovo, inteso l'uovo, ma inteso anche il radicchio, nelle mille sfaccettature che in questa 30ª edizione viene proposto naturalmente dai nostri chef. Come sempre noi siamo qui per raccontarvi tutto quello che succede, augurandovi naturalmente buon divertimento. Non posso non fermare Mirko Barbesin, ben ritrovato. Mirko, buonasera. Ciao. Che c'è di nuovo in questa 30ª edizione? Nuovo è l'uovo. L'uovo è l'inizio, diciamo, della vita. Si può dire che c'è quasi dappertutto, ma non è così facile. Per noi è stato un grande stimolo questo e abbinare il radicchio con più tipi e più varietà di uova è stata una cosa molto interessante, molto stimolante. E quanto sei divertito lo chef? Diciamocelo pure. Beh, oddio, sembrava molto più facile all'inizio, però va bene così. Bene. In questi eventi si osa, però teniamo anche un piede fermo nella tradizione, no? Sì, la tradizione è comunque la base di tutto e ci vuole sempre. Una tradizione rivista, secondo me, è molto importante. About you, and I know this is fast, but I gotta make it last. And I just want you to know I've never felt this way. And I just want you to see you drive me crazy. And I don't want you to go. Please don't go and stay close. Catch me as I fall. Deep, deep, deeper for you. As I fall. Deep, deep, deeper for you. I'm an ordinary girl. I used to feel so stuck in an ordinary world. Con Luca Barbesin parliamo della storia di questo ristorante. Non dimentichiamo che Onorio Barbesin fu tra i primi a parlare di radicchio in tavola. Il papà è stato certamente uno tra i primi, l'ha documentato anche Beppe Maffioli, nostro grande gastronomo, ormai mancato anche lui purtroppo, e l'ha elencato sui suoi libri. Senti, però c'è anche un peso, una responsabilità, perché il nome Barbesin è importante. Voi state facendo questo passaggio, no? L'eredità, ma con un occhio che guarda il futuro. Il papà ci ha lasciato una bella eredità che noi abbiamo colto, la stiamo portando avanti, cerchiamo continuamente l'innovazione nella tradizione ed è una cosa impegnativa. Noi abbiamo visto molti giovani questa sera e siamo contenti. Questo ci fa molto piacere perché danno un futuro, danno una visione lunga dell'azienda. Butterfly is a flying. The spark that we make, there's no use denying. And I know this is fast, but we gotta make it last. And I just want you to know I never felt this way. And I just want you to see you're jumping crazy. And guardate chi ho scovato per questo finale qui a Castelfranco per Cocoradicchio direttamente da Berlino, Laura Ferrari, ciao. Grazie, ciao Claudio, proprio così, direttamente da Berlino, dove peraltro i radicchi sono stati protagonisti, sono molto apprezzati all'estero, in Germania, vengono esportati molto, devo dire perfettamente interpretati a mio modo di vedere questa sera da Barbesin, siamo stati benissimo. Piatti devo dire molto, molto bilanciati, azzeccati, e visto che siamo a Castelfranco sottolineo come
la zuppa gratinata al radicchio di Castelfranco con scampi, gamberoni e zenzero mi ha conquistata. Fantastico. Particolarmente bello questo finale con la nostra Laura. Noi ci fermiamo allora con questo speciale, ci ritroveremo tra 7 giorni e saremo in compagnia di Cocco Radicchio alle Calandrine. Vieni anche tu? Assolutamente sì. Arrivederci.